tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Oh mio Dio, finalmente un nuovo video, tipo segniamocelo sul calendario, perché sì, veramente è passato tantissimo tempo, sia da che io caricassi un video, sia da che io dicessi questa frase in un video, perché allora, intanto scusa anche l'orologio, comunque, perché non ho caricato video? Allora, io avevo in mente di fare un piccolo video a parte, se riesco con il tempo, perché allora, il motivo principale per cui io non faccio video non è perché io non voglia, perché anzi, mi manca veramente tantissimo fare video, ma non ci riesco proprio fisicamente, perché ho sempre qualcosa da fare, soprattutto con la scuola. Ho messo anche una foto su Instagram, sono piena di compiti, verifiche, interrogazioni e ho cose ogni giorno, infatti anche domani la verifica di filosofia e domani l'altro ho già la verifica di latino e sono piena di verifiche, di interrogazioni e di compiti perché ci stanno veramente, veramente riempendo e ogni giorno praticamente finisco sempre la sera dopo cena perché faccio le cose il pomeriggio, poi tipo pausa cena e poi dopo cena devo riprendere per ripassare per le verifiche e finisco sempre anche tardi, tipo dopo le 10 e quindi io non ce la faccio, poi dopo sono anche un po' stanca, poi non posso parlare perché i miei vanno a letto e quindi alla fine non riesco mai a trovare un minimo di tempo per fare un video e questo mi dispiace veramente tanto. Se preferite magari vi faccio, perché altrimenti questo video dura troppo, vi faccio un piccolo video a parte, fatemelo sapere nei commenti, trovo uno spazio di tempo e provo a registrarvi il video. Comunque fatemi sapere, però il motivo principale sappiate che è questo qua. Comunque, anzi, è praticamente l'unico motivo per cui non posso fare video, è questo. E gli unici giorni che mi rimangono di svago, diciamo, sono il sabato e la domenica, anche se la mattina devo fare i compiti, il pomeriggio vado via e poi dopo la sera o devo rifare qualcosa oppure sono stanca e il sabato devo fare i compiti e esco, quindi alla fine non ho proprio nessun tempo, cioè nessuno spazio di tempo. Comunque, allora, chiusa questa grande parentesi, fatemi sapere se volete un video a parte in cui vi spiego bene le cose o altrimenti se vi basta questo. Comunque, allora, questo come avete visto sicuramente dal titolo sarà il video haul di Luca Comics. Allora, c'è stato il Luca Comics, ci sono andata ieri 1° novembre, che c'è sempre anche il braccialetto, e ho comprato diverse cose. Non ho fatto come l'anno scorso raduni e cose così perché l'anno scorso è andata abbastanza male e quindi ho preferito non ripetere l'esperienza, poi ero con degli altri quindi non mi sembrava anche, diciamo, il caso. Quindi allora vi voglio far vedere comunque quello che ho comprato perché ci tenevo a farlo ed è un video anche che molti vedo che apprezzate, che infatti quello l'anno scorso è piaciuto e io ci tenevo a farvele vedere perché sono delle cose che a me piacciono molto e quindi non l'ho neanche aperte, non l'ho ancora toccate, infatti non sono ancora qua dietro, infatti volevo cambiare un po' tipo le disposizioni delle cose che ho qui dietro perché ho comprato diverse cose anche che non c'entrano con Harry Potter, che lo vedete, e quindi dopo poi farò anche dei cambiamenti. Se volete vi metto la foto su Instagram perché mi sembra di averla già messa da qualche parte, ma diciamo che non ho ancora fatto un video, quindi poi magari dopo che ho preso queste cose, che l'ho messa, ho posizionato tutto, ho fatto tutto come voglio, vi posso fare il video della mia postazione qua dietro, che tipo quella cosa lì sparirà, e quindi fatemi sapere nei commenti se volete poi più avanti il video di questo. Poi a fine video vi dico anche un'altra cosa perché altrimenti questo video non inizierà mai. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, tutte le cose che ho preso sono infilate in queste due buste che ce l'ho fatta andare un po' a forza. Allora, iniziamo dalle cose che non sono di Harry Potter, perché ho preso anche delle cose di Sailor Moon, che dopo vi dico, e due cose dei Pokémon. Allora, dei Pokémon ho preso questo che ho già aperto, che è un set delle carte di Victini e l'ho già aperto e ho avuto anche un pochino di sfiga perché ho trovato l'unica carta ex che avevo già, ovviamente. Comunque questo, e l'ho preso più che altro per Victini, anche se poi ovviamente io sfiga delle sfighe, 30 ex di quel set io trovo l'unica che ho già. Comunque vabbè, lasciamo perdere. E poi questo che me l'hanno dato di regalo con una cosa che avevo comprato, che è una mini statuina di Raikou, e me l'hanno data di regalo, quindi vabbè. E poi basta, ora passiamo alle cose di Harry Potter. Allora, la prima cosa che ho comprato in assoluto è stata questa, che è il cappello di Grifondoro, che è troppo bellino, infatti ora mi sa che me lo metto per fare il video, anche se è caldo, infatti sono maniche corte,
e mi sono messa questa maglia per un motivo, perché ora ve la dirò. Comunque, questo cappello di Grifondoro che è veramente, veramente bellissimo. E lo volevo anche l'anno scorso, ma alla fine non l'ho preso, perché l'anno scorso ho fatto, diciamo, rifornimento delle cose tipo collane, quelle cose, insomma, avete visto. Se non avete visto il video dell'anno scorso, andatela a vedere, vi lascio il link in descrizione, o comunque se andate sul canale c'è la playlist. E poi, appunto, parlando della maglietta, aspetta un secondo, questo. L'ho preso questa maglietta qui del Quidditch, Hogwarts Quidditch, e insomma è così, vedete, ed è molto molto carina, e ho i capelli scompigliati. Comunque, ultima cosa, poi smetto. Tutte le cose che ho preso le ho prese da me, tranne una cosa che poi ve lo dirò. E diciamo che io, sapete che mi preparo prima per il Lucca Comics come l'anno scorso, infatti è da fine estate che inizio a tenermi da parte i soldi, quindi tutte le cose che ho preso le ho prese da me con quello che ho risparmiato apposta. Perché Lucca Comics mi piace molto, mi piacciono molto le cose, quindi ho risparmio apposta per poter prendere le cose perché, che mi piacciono. Poi ho preso questa, che è una delle cose più belle. Sapete, io ho la passione per i quaderni, agende e cose, e quindi non potevo non prendere un quadernino o un'agenda di Harry Potter, che ora vi faccio vedere. Non vi sto a dire i prezzi delle cose perché non me lo ricordo di tutti, però se volete sapere il prezzo di qualcosa commentate e ve lo dico. Allora, questo, che allora vedete, c'è lo stemma di Hogwarts, ora vediamo anche questo, ed è tipo in pelle, e c'ha la stringa con questo stemma di Harry Potter, poi si apre così, ovviamente c'è scritto premium notebook, e dentro, allora qua c'è la mappa del malandrino, e anche qua giù in fondo, e qui è la taschina, ci possono stare fogli e cose, e dentro è tutto fatto così, pagine bianche con lo stemma in ceralacca in fondo di Hogwarts, ed è veramente veramente molto bellino. Non so ancora cosa ci scriverò di preciso, magari se avete qualche idea commentate, fatemelo sapere, idee tutte ben accette. E poi qui c'è anche il posto per la penna, e commentate, fatemi sapere cosa ci posso scrivere, perché tutte le idee sono veramente ben accette, perché io spesso e volentieri non so mai cosa scrivere dentro queste cose, perché poi ho paura di scriverle male e di sciupare tutto. Poi ho preso questo, che me l'ha preso mia mamma veramente, che è un portachiave tipo, vedete, di quelli della Pop, con Harry Potter Quidditch, che è veramente veramente troppo bellino, e lo metterò insieme alle altre Pop. Non credo di usarlo come portachiave perché si romperebbe subito, o si staccherebbe sicuramente dal gancino, conoscendo anche la mia fortuna. Poi ho preso questo quadernino qui, che l'ho preso dallo stesso negozio della maglietta, erano praticamente quasi tutte cose tipo fatte a mano, che è un quaderno di incantesimi e ricette. Ci sono dentro, ad esempio, degli incantesimi e cosa vogliono dire, e ci sono delle ricette che ho, diciamo, scoperto dopo, che sono delle ricette con degli ingredienti, insomma, veri. Io pensavo magari ci fossero le ricette delle pozioni o cose così, invece sono proprio ricette da poter fare in casa, e quindi è un'idea anche molto carina, così fai tipo piatti stile Harry Potter. E poi in fondo ci sono delle pagine vuote per scriverci cose. Ed è molto carina come idea, e infatti mi è piaciuta e l'ho presa. E infine l'ultima cosa che ho preso di parte sono queste, che quando le ho viste mi sono illuminati gli occhi e non ho potuto non prenderle, che sono le caramelle tutti i gusti più uno, che penso di mangiare però tra un pochino, perché sono belline anche vederle così. E sono molto contenta perché le cercavo da un po', non sapevo dove trovarle, da internet non le potevo ordinare, quindi felicità quando le ho viste. Poi, sì, avete sentito bene, ho preso delle cose di Sailor Moon. Allora, io non vi ho mai detto, diciamo, di questa passione per Sailor Moon, perché io avevo visto quando ero piccola il cartone animato, insomma, l'anime, e però io non mi ricordavo assolutamente di averlo visto, me l'ha detto mia mamma, perché avevo tipo anche delle cose, e poi ho visto che c'erano dei video che guardavo e facevano delle cose di Sailor Moon. Allora mi era rivenuta la curiosità e ho riguardato tutte le serie, tutte le 5-6 stagioni, serie, insomma, sì, tutte le stagioni, perché la serie è quella di Sailor Moon, e allora mi è un po' ritornata la voglia, quindi ho preso qualche cosa anche di Sailor Moon. Allora, ho preso la primissima cosa che ho preso, è questa qua, che è la statuina di Sailor Mars, che Sailor Mars è la mia Sailor preferita, quindi io ho preso tutto di Sailor Mars, che è la mia Sailor preferita, ed è questa statuina qui, che dovrebbe essere anche originale perché c'è lo stemma di quello lì. E la statuina non l'ho ancora neanche aperta, non ho ancora messo niente, aspettavo di fare il video, poi la metterò qui dietro appunto con le cose di Harry Potter. È fatta così, e c'è il piedistallo e tutto, e poi appunto vi farò il video della postazione con tutte le cose anche di Sailor Moon, di Harry Potter e di quelle due serie, diciamo, laggiù. Poi ho preso
questa qui che è la collana con il suo stemma di sempre appunto di Sailor Mars, che ora vi apro, che non ho ancora neanche proprio aperto niente, proprio zero, che è molto carina, è molto lunga e poi c'è appunto il suo stemma così lucido ed è molto bella. E poi ho preso due cose al, diciamo, al tendone della Bandai, che è quello, questo qua, che è quello che c'è alla Japantown, che dovrebbero essere appunto le cose, quelle più originali, anzi le cose praticamente originali. Questo è il catalogo che c'era con tutte le Sailor dietro, e dentro ci sono tutte le cose che si potevano trovare, che ci sono anche un po' rimaste perché alcune cose pensavo costassero di più rispetto a quello che cioè pensavo magari delle cose avessero un prezzo più alto di quello che hanno realmente, quindi ci sono anche rimasta bene, anche se non ho preso, diciamo, tante cose. E ho preso questo, che è appunto, diciamo, lo scettro, possiamo chiamarlo così, di Sailor Man, di Sailor Mars, insomma lo sticker rod di Sailor Mars, che è così, che è molto carino, è fatto molto bene. Dentro qui c'è anche l'acqua con i brillantini ed è molto bello, però non lo terrò nella scatola perché me ne sa male tenerlo, cioè è brutto tenerlo nella scatola, lo terrò fuori con la scatola dietro. E infine l'ultima cosa, che questa me l'ha presa mia mamma, che diciamo è andata un po' a caso, però ha azzeccato nell'andare a caso, che è la cover di Sailor Mars, così, che è molto bella. L'avevo già provata al telefono, è l'unica cosa che ho aperto, l'avevo già provata al telefono ma l'ho rimessa dentro, che è veramente veramente bella e fa un effetto bellissimo al telefono. E arriva mia mamma con questa busta: ti ho preso una cosa di Sailor Moon. E io: cosa? Apro la cover di Sailor Mars e oddio, ci ha azzeccato, che era la mia preferita, ci è rimasta anche lei, e quindi diciamo che mi è andata bene, possiamo dire, perché è proprio quella che è la mia preferita, infatti ho preso tutto di lei. E poi basta, non ho preso altro, questo è tutto quello che ho preso, sono molto contenta di ciò che ho preso, anche se diciamo sono un po' rimasta delusa, possiamo dire, perché non c'era tante, cioè non c'erano tante cose come l'anno passato, gli anni passati, era un po' più triste, però comunque nel suo complesso Lucca Comics è sempre Lucca Comics, e alla fine io tutte le cose che prendo le prendo tipo alla Japantown o a Games, che sono gli stand secondo me più belli, cioè i tendoni più belli e anche quelli un po' principali, possiamo dire. E infatti tutte le cose le ho prese lì, e anche a quei negozietti tipo che ci sono magari temporanei con le cose tutte kawaii. Infatti avevo preso anche dei Kit Kat, che ora non so dov'è la borsa, però ho preso i Kit Kat, quello alla fragola e alla zucca, che però ho mangiato e erano anche buoni perché avevo fame. E poi basta, poi vabbè, i biglietti e tutto, e mi sono anche molto divertita, sono stata benissimo. E niente, questo è tutto quello che ho preso, ho parlato anche tantissimo, non so quanto sarà venuto questo video, e bravi se siete arrivati fino in fondo. E niente, mi raccomando, ricordatevi di commentare se volete il video di questa postazione qua dietro che modificherò, e tanto comunque metterò la foto sicuramente su Instagram, e se volete a modo il video della spiegazione. Poi commentate magari con dei video che non richiedono magari editing, che se trovo come ora dei 10 minuti di tempo, anzi no, questo video è durato 12 minuti perché ha suonato l'orologio all'inizio video. E se volete magari dei video comunque che non richiedono troppo editing o qualcosa comunque che non richieda tempo, cioè non richieda magari tipo mezz'ora o un'ora, commentate e fatemelo sapere, che se riesco a trovare del tempo, che magari finisco prima, una volta che finisco prima, tipo oggi, anche se dopo cena devo ripassare, però comunque magari prima, commentate e fatemelo sapere, che almeno io magari qualche video ve lo metto, anche se magari non dureranno come questo video 12 minuti, però nei suoi pochi minuti magari per farvi sentire che ci sono. Commentate e noi ci vediamo in un prossimo video. Scusate se ho parlato troppo, però magari vi è mancata la mia voce, e quindi vabbè, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!